iniziato la lettura di questo brano che è la Trasfigurazione di Gesù e abbiamo fatto la contestualizzazione. Contestualizzazione significa impiantare il brano in tutta una serie, con tutto quello che viene detto prima e dopo, per capire bene l'autore umano che scrive 2000 anni fa che intendeva dire, dicendo che, perché se non capiamo quello, se mettiamo fuori da ciò che quell'autore voleva dire, noi al Vangelo ci potremmo far dire quello che vogliamo noi. Quindi il contesto è importantissimo. È il contesto di una teofania espressa con un linguaggio apocalittico, quindi di tipo simbolico, e ciò che abbiamo messo in luce particolarmente è il cuore di questo. Di questa teofania, che è la parola akouein, ascoltare, che traduce l'ebraico shema, e shema in ebraico significa ascoltare, non tanto nel senso debole del termine, cioè far funzionare le orecchie, ma ascoltare nel senso di sentire una cosa per poterla fare propria, per poterla custodire, per poterla far fruttificare e così via. E quindi ci siamo chiesti che significa, perché poiché Dio che parla nella teofania dice: questo è figlio mio, ascoltatelo. Allora ci siamo chiesti che significa ascoltare Gesù Cristo, insomma. E abbiamo visto una prima cosa: ascoltare Gesù, perché Gesù è colui che va a Gerusalemme. E Gerusalemme è il luogo della resurrezione, è il luogo dove Gesù porta a compimento la missione che il Padre gli ha affidato. Gerusalemme è il luogo dove Gesù edifica il nuovo tempio, dove si adora Dio in spirito e verità. Quindi seguire Gesù significa poter arrivare in questo tempio, un tempio dove Dio non è più l'inaccessibile come era nel tempio antico, quello di Gerusalemme. La inaccessibilità di Dio era rappresentata da quel tendone che chiudeva il santo dei santi. Però poiché con la morte di Gesù questa tenda si è aperta, nel nuovo tempio Dio diventa accessibile a tutti. Perché l'unica mediazione è quella di Gesù Cristo, per cui tutti possono avvicinarsi al Santo dei Santi e chiedere e ottenere misericordia, alla condizione che si sia consapevoli, che si sia, consapevoli di essere bisognosi di misericordia. È chiaro il discorso. E allora, seguire Gesù significa andargli dietro. Il verbo akoluteo in greco significa proprio mettere i piedi sulle orme di quello che sta davanti. E io vi leggevo la parabola di Giovanni delle pecore e del buon pastore alle pecore. Le pecore seguono me perché riconoscono la mia voce, perché mi ascoltano. E allora vedete che ascoltare dove Gesù è l'unica condizione per poterlo poi seguire, ed è seguirlo è l'unica condizione per arrivare a Gerusalemme. Non ci si arriva in altri, dico a Gerusalemme spirituale chiaramente, non quella geografica. A sta Gerusalemme non ci si arriva in nessun altro modo se non attraverso Gesù Cristo, insomma. Ok? Questo è il primo motivo perché dobbiamo ascoltare Gesù. Il secondo motivo, sto facendo una sintesi perché alcune erano assenti, il secondo motivo è che ascoltare Gesù è il prologo, è la premessa indispensabile per arrivare a vedere Gesù. Dire Gesù significa dire Dio. Ricordate l'episodio dei Greci? Siamo nel Tempio, Gesù sta predicando, c'è tutta la folla, ci sono dei greci che vogliono vederlo. Lo chiedono agli apostoli e qualche apostolo va da Gesù a dire: ma ci sono dei greci che ti vogliono vedere. E Gesù dice: verrà il momento in cui mi potranno venire. Quando? Quando sarò innalzato.
a che cosa sta facendo riferimento alla Gesù? Croce. Alla croce e alla resurrezione. Allora i greci potranno vedere Gesù se però si fermeranno lì ad ascoltarlo. Poi ricordate il fatto di Tommaso, e Gesù gli dice: beato te perché hai creduto dopo aver visto, ma beati quelli che crederanno senza dover. Quindi, ma soprattutto abbiamo ricordato una beatitudine: beati puri di cuore perché essi vedranno Dio. E abbiamo visto che vedere Dio significa vedere, significa ritrovare se stessi, perché noi siamo fatti a immagine di Dio, noi non vediamo, non veniamo dal nulla. E allora, venendo da Dio, essendo fatti ad immagine di Dio, noi vedere Dio significa anzitutto ritrovare se stessi, il senso della propria vita, del proprio essere, e così via. Altrimenti siamo delle trottole impazzite, come potete constatare. Vedete un po' intorno, dunque, che cosa ci sta circondando, che cos'è l'uomo, che cos'è l'umanità in questo periodo, insomma. E come si diventa puri di cuore? Quando io ero giovane, chiaramente l'unica cosa era non fare gesti sessuali, questa era la purezza, ma il Vangelo non dice questo. Essere puri di cuore, e anche puri di cuore perché vedranno Dio, come ce lo dice Giovanni, siamo al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. E Giovanni dice: io sono la vite vera e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunciato. Non ci stanno altri di purezza. Tutto questo Gesù lo dice durante l'ultima cena, nella fase clou della sua missione. Voi siete già puri per la parola che io vi ho annunciato. E guardate che in greco è kataroies, siete puri, cioè senza macchia, messi nella condizione di poter vedere Dio, diaton, a causa di logon, logos in greco significa parola, on la quale l'elale kainin, la yumin, che io ho, lì dice annunciato a voi, ma il verbo laleo non significa annunciare. Annunciare in greco si dice che kerusin, proclamare, oppure se si vuol dire annunciare nel senso, come dice San Paolo, quello che mi è stato trasmesso io lo dico a voi, c'è il verbo paradidomi, ma qui usi il verbo laleo. Laleo significa chiacchierare. Chiacchierare, cioè, perché Lugo usa questo termine? C'è sempre un colloquio fra Gesù e Gesù. Un intrattenimento. Quando ho parlato, abbassatemi un attimo la mascherina. C'è sempre un colloquio fra Gesù. Bravissima Stella, perché Gesù non è più ad annunciare la parola, il cannello, l'incenso, il vesti, il cuoppo in capa e due compagnie belle, insomma. Gesù quando annuncia la parola si siede a tavolino come stiamo facendo noi, uno dice, e parla come un amico che parla con altri amici, dialogando ma anche oltre il dialogare, chiacchierare, proprio mettersi insieme a uno e amichevolmente attorno alla tavola a parlare di una cosa importantissima di cui oggi nessuno può parlare più, cioè parlare di Dio, insomma. Non so se sei riuscito a farmi capire, insomma. E questa è la seconda cosa che abbiamo detto la volta, il motivo per cui bisogna ascoltare Gesù. Il terzo motivo per cui bisogna ascoltarlo è che vicino a Gesù c'è sta Mosè. Chi è Mosè? L'uomo della legge. Sì, praticamente è l'esecutore della dinamica salvifica di Dio, della dinamica pattuale. Con la quale Dio salva gli ebrei, c'è la dinamica del patto, dell'alleanza. E allora Mosè è l'uomo che fa esodo con tutto il suo popolo, esce dall'Egitto e si avvia verso la terra promessa.
Quindi fare esodo significa uscire, e chiaramente per gli ebrei questo ha significato un fatto storico, uscire dall'Egitto, cioè, ma fare esodo è per ognuno di noi che vuole arrivare là, sempre a Gerusalemme, deve mettersi in una condizione esodale, uscire dalle proprie convinzioni, uscire dalla propria inerzia spirituale, uscire dalle abitudini religiose e così via, per incamminarsi in un percorso, Giovanni dice, di luce, cioè di fede, per poter arrivare poi sempre nella terra promessa, la terra promessa di Dio, insomma, quello che poi chiamiamo il paradiso, come lui dice, però fondamentalmente tu è Dio. E non solo Mosè, ma anche facevamo gli esempi di Abramo, di Ruth, Noemi, della Madonna, come dire, tutti si sono messi in un atteggiamento esodale. Perché è importante l'esodo? Perché è importante entrare nel deserto? Guardate che gli egiziani hanno lasciato, lui diceva che erano schiavi, ma tutti gli studi più moderni, gli erano schiavi per modo di ricevere, insomma. Era gente che aveva l'assistenza medica, era gente che aveva da mangiare la carne, chissà poteva mettere la carne in quei tempi. E tant'è vero che loro poi lo dicono a Mosè, stavamo in Egitto e tenevamo la carne nelle nostre pentole, invece Mosè pulimmi fa. Il deserto non è qualcosa di piacevole, ma fare deserto, infatti molte persone per cercare di trovare se stesse fanno deserto interiormente, significa ascoltare Dio che parla, perché il deserto non è solo il luogo degli scorpioni, dei serpenti, della fame, della sete, eccetera, è anche il luogo dove c'è sta una voce che dice Shema Israel, ascolta Israele, e Adonai Ehad, Dio è uno solo, Shema Israel, ami tuo prossimo come te stesso, difendi la vedova, l'orfano, come Shema tu Israel, accogli l'ospite, lo straniero, eccetera, eccetera. Io, per tutte queste parole che Dio dice nel deserto, ho scelto un brano preso dal testo del Deuteronomio. Siamo al capitolo 8 del Deuteronomio, dove troviamo scritto: egli dunque ti ha umiliato, egli sarebbe Dio, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive solo di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Signore Adonai, cioè il Signore Dio, insomma. E che cosa esce dalla bocca di Dio? La parola. La salvezza. Solo la parola? La salvezza. No, esce qualcosa che poi produce salvezza. Questo qualcosa è la parola più l'amore, più quel soffio che Dio inspira in ognuno di noi. Quindi dalla bocca di Dio esce la parola e lo spirito. Lo spirito che ti fa capire il senso della parola, la parola che dice la volontà di Dio. E allora ecco che fare deserto non significa mortificarsi, umiliarsi, andarsi a trovare i serpenti, come fare deserto significa cercare di percepire ognuno nel deserto della propria vita quelle che sono la parola e lo spirito, perché l'uomo non può, Dio lo dice, non di solo pane, cioè l'uomo ha bisogno anche del pane. Dove pane significa il lavoro, i soldi, il divertimento, le vacanze, i figli, insomma tutte le cose di cui noi viviamo, tutto viene da Dio ed è tutto buono. Però la priorità, il primato spetta solo sempre alla parola e allo spirito che escono dalla bocca di Dio. Queste sono le cose che abbiamo detto la volta scorsa. Perché okay. Certo, si può pure considerare un ritiro di spirituale, pure quello potrebbe essere. Sì, è chiaro. Se è fatto nella direzione, è chiaro che è importante. Ora, questa sera continuiamo il discorso con una quarta motivazione
per cui bisogna ascoltare, Dio dice ascoltate mio figlio, cioè Gesù. Vicino a Gesù sta pure Elia. Chi è Elia? Profeta. Un profeta. Che significa la parola profeta? Parlare per nome di Dio. Parlare per conto di Dio, per nome di Dio. Bravissimo, parlare profemi, parlare nel nome di Dio, parlare con l'autorità che viene da Dio, insomma. Chi è Elia? Elia è un profeta che è vissuto ai tempi del Davide, quando Davide però era anziano e stava per morire, e poi dopo Davide chi è venuto? Salomone. Ed è sotto il regno di Salomone che Elia ha esercitato il suo ministero profetico. Elia era un uomo molto forte, coraggioso, buono, dove si è opposto con tutte le forze contro i potenti dell'epoca, difendendo le vedove, gli orfani, i poveri, gli emarginati, tutto e così via. Elia soprattutto è il profeta della totale trascendenza di Dio, di questo Dio che veramente deve avere il primato nella vita degli uomini. Infatti la parola Elia, che significa? Voi sapete che presso gli ebrei il nome esprime la consistenza, esprime la vocazione che una persona ha. Questo si chiama Elia. Elia, qualcuno sa cosa significa? El vuol dire Dio. El vuol dire Dio. Dio. E Yah? Yahweh. Yahweh. E allora Elia significa il mio Dio è Yahweh. E il come il condotto, come devo dire? È l'annunciatore dell'unità del monoteismo, del Dio unico, insomma. Un uomo che si oppose con tutte le sue forze alla regina di quel tempo che si chiamava Jezabel. Era una donna malvagia che voleva sostituire il culto del vero Dio con il culto di Baal. Infatti nella sua reggia lei dava da mangiare e da vivere alla bellezza di 450 sacerdoti per il culto di Baal e 400 sacerdoti per il culto di Astarte, sempre la moglie della dea, moglie. E lei voleva distruggere, aveva giurato di distruggere Israele e il suo Dio. E chi è che si oppone a sta regina? Chi è che si oppone a questi quasi 1000 profeti? Elia, da solo. Quindi veramente Elia è il rappresentante un po' della profezia. Ora, se noi pigliamo il libro dove ci si parla di lui, se sarebbe il secondo libro dei re, troviamo scritto questo. Siamo al capitolo 2, secondo libro dei re. Elia sta nella fase terminale della sua vita ed è accompagnato da un suo discepolo, si era fatto un discepolo che è Eliseo, un altro profeta. Ebbene, a un certo punto, mentre continuavano a camminare, conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero tra loro due e lì Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava padre mio e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le spezzò in due pezzi, un segno di dolore. Quindi raccolse il mantello che era caduto ad Elia e tornò indietro. Che significa raccogliere il mantello? È chiaro che tutto questo discorso ha un valore di tipo simbolico. Cioè Elia che sale in cielo è Elia che muore. E a quei tempi, ma purtroppo anche oggi, gli ebrei non hanno un'idea chiara di cosa c'è dopo la morte. Parlano dello Sheol, ma la teologia rabbinica l'ha detto in modo chiaro, lo Sheol è solo un simbolo di annichilimento, cioè di non esistere più, insomma. E quindi non sanno chiaramente, però... i farisei credevano nella resurrezione, i sadducei invece non ci credevano e così via. Bene, quindi Elia, sicuramente questa immagine del carro di fuoco è Elia che muore. Il mantello rappresenta lo spirito di Elia, tutto ciò che aveva caratterizzato la sua, che viene raccolto da Eliseo, il quale continua
la profezia di Elia. Ma il carro di fuoco che rappresenta? Guardate, vi faccio questa domanda non perché anch'io lo so, perché io sono stato ore a consultare libri di Continuoso, internet e compagnia bella, che vabbè, se fosse stato uno che avesse detto il carro di fuoco rappresenta questo, secondo voi che rappresenta? Guardate, faccio questa domanda, ieri una signora che viene martedì, anche molto anziana, 80 anni, da solo ci è arrivata, che cos'è? E mi ha detto anche perché. Una potenza purificatrice, una potenza purificatrice, il fuoco è qualcosa che di potente, ma comunque che... Brava, grazie, perché hai detto una parola buona e una no. Quella buona è qualcosa di onnipotente, quella che non è buona non è qualcosa, è qualcuno di onnipotente. È lo spirito del Signore. E perché noi dobbiamo dire che quel fuoco è Dio? È Dio, è lo spirito. Dio nella sua pienezza. Anche perché l'immagine di... Perché praticamente nel Deuteronomio, Mosè... Sì, il rovedo ardente, quel rovedo ardente da cui esce una voce, da cui esce uno spirito, che è la bocca d'uno di Dio che parla a Mosè. Ma anche il fuoco delle Pentecoste, le fiamme delle bravissimo. E Giovanni, quel profeta dunque che praticamente è come di prologo alla venuta di Gesù, Giovanni Battista, che dice: io vi battezzo in acqua, ma dopo di me verrà uno che in spirito e in fuoco. Ma se voi poi andate aveste un po' di tempo, iniziate a leggere un po' i profeti, se vi prudete, vedreste che, per esempio, il profeta Isaia, a un certo punto Isaia al capitolo 6 dice: allora, dice, io, lui si trova nel Tempio e c'ha una visione mistica, una visione di Dio. E allora dice così: oimè, io sono perduto perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Vedete questo Dio che parla sempre a plurale. Nella lingua ebraica non esiste il plurale maiestatis. Perché Dio usa il plurale? E io risposi: ecco, mandami. Vedete, Dio si presenta: chi andrà per noi? E Isaia, che è un profeta, gli dice, non dice mandatemi, ma mandami. Per cui per Isaia quella voce è di un solo Dio, ma sto solo Dio si presenta con un plurale, perché? Vabbè, questo è tu Isaia. Se poi veniamo a un altro profeta, Geremia, il quale dice: tu mi hai sedotto, Signore, siamo al capitolo 20 di Geremia, e io mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto violenza e sei stato il più forte. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno, ognuno si fa beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo: non penserò più a Lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non ci riuscivo. Che è questo fuoco? Il povero Geremia, dove una passi, guai.
nel fuoco ardente. Nel fuoco, è la stessa cosa dell'oveto, è la stessa cosa del tizzone ardente di Isaia, è la stessa cosa del carro di Elia, è la stessa cosa della, delle fiamme di Giovanni Battista e Compagnia Bella. Cioè Dio, è un'immagine simbolica di Dio. Dio è fuoco, insomma. E quando si dice Dio, si dice quello che dice Ciro, lo Spirito Santo, ma si dice quello che diceva la Signora, il Lui da detto, cioè il Padre, ma il fuoco, quello che battezza le foghe, è Gesù Cristo, come dice Giovanni Battista. E allora vedete dunque che Dio è uno in tre persone, ma se tre persone agiscono sempre, sempre insieme, stanno sempre insieme, non è che c'è un momento in cui tu ricevi lo Spirito Santo mentre Dio si sta riposando sulle sue nuvole, Gesù Cristo che santo sta. È così come quando Gesù dice ad ascoltare chi parla, Gesù, ma insieme a Gesù chi è che parla? Il Padre e lo Spirito. E allora c'è la, Dio è uno e trino, ma l'unità di Dio è continua, è totale, è radicale, insomma. Non so se sono riuscito a farlo. Quindi è chiaro che cos'è il carro di fuoco. La Trinità di Dio. La calda cosa. La Trinità di Dio è stata riconosciuta nel Concilio di Nicea. È stato riconosciuta nel Concilio di Nicea. No, molto molto prima. Il Concilio di Nicea l'ha messo sotto forma di dogma. Quindi ne ha fatto il dogma di fondo del cristianesimo. Tant'è vero che se tu vai nelle chiese orientali che hanno mantenuto una liturgia molto molto più antica rispetto a quella dei latini, vedi dunque che quando inizia la Santa Liturgia, il celebrante viene introdotto da due diaconi. Uno regge un candelabro con due candele e l'altro regge un candelabro con tre candele. Che rappresentano? Quello con tre candele rappresenta Dio e uno e trino, quello con due candele Gesù Cristo è per uomo e per Dio. Questo è il nome cristiano. Allora ecco che quando inizia la liturgia il sacerdote esce dall'iconostasi verso il popolo e i diaconi però subito annunciano che il cristianesimo è quella cosa. Se non ricordo male, c'è anche nel modo di pregare, nel mettere le dita in questo modo. Precisamente, anche quando fanno la croce, gli ortodossi non si fanno la croce così, ma se la fanno così. Con tre dita unite. Ma anche nelle immagini iconostatiche c'è Dio e Gesù Cristo è rappresentato con le mani così. Sì. Va bene. Quindi abbiamo chiarito il profeta Elia è morto, non è volato in cielo, asceso in cielo, è morto, però il suo spirito continua a vivere nella profezia di Israele, in Elisda Eliseo e man mano tutti gli altri fino ad arrivare a Giovanni Battista. Ma l'ultimo profeta, quello ultimo però nel senso greco, ultimo nel senso di eschatos in greco significa ultimo nel senso di definitivo, che dopo di quello non c'è. Il profeta quindi è escatologico. Chi è? Gesù Cristo. Chi è? Gesù Cristo. È Gesù Cristo. E c'è qualche riferimento biblico? Aspetta un momento. Troppo. Cioè, no, sì. Dio, dai. E non è sempre Dillo. In Isaia, mi pare che parla. No, è nell'Apocalisse. Aspetta. No. Nel Deuteronomio, andato per atrás. Ah, ok. Vabbè, o inizio la fine, basta che il libro è questo. Se prendiamo il libro del Deuteronomio, al capitolo 18, Dio sta parlando ad Israele, sta dicendo varie cose. E tra l'altro dice, il Signore tuo Dio susciterà per te significa a tuo favore, in mezzo a te, quindi nel popolo di Israele, tra i tuoi fratelli, nel popolo di Israele, un profeta pari a me. A lui voi darete ascolto. Chi è questo profeta che è pari a Dio? Gesù Cristo. È Gesù Cristo, insomma. E allora l'ultimo profeta, ultimo nel senso non che
no, Charles è tipo nel suo circo, sì, sono sì. Tutti profeti, insomma. Dovremmo ma essere. Ma ultimo, nel senso, il profeta definitivo, quello che dice la rivelazione totale di Dio, è Gesù Cristo. L'ultimo profeta. Pari a me, in greco è osa imo. Cioè, pari viene, traduce, il greco, l'ebraico non lo so, ma il greco traduce l'ebraico isos. Isos significa, nel senso forte, uguale. Nel senso debole significa... simile. Sì, simile. Però, quando viene usato con il neutro plurale, o isa, più il dativo, significa pari. Pare come traduce questo. Quindi questo profeta è Isatoteo, è la stessa cosa di Dio, insomma. E quindi capite che già nell'Antico Testamento viene profetizzato Gesù come un messia di natura divina. Però queste cose cercate di ricordarle, perché guardate, non ve le dirà più nessuno, insomma. Non ve le dirà più nessuno. E ne verranno chieste quando poi ci presenteremo davanti al nostro Signore, insomma, ma certo non ci interrogherà sul nostro sapere biblico, ma ci interrogherà sulla capacità che abbiamo avuto di trasmettere la parola agli altri. Adesso, però dico un attimo solo, se noi, siccome lì sapiamo, gli altri che gli andiamo a vendere? Aria fritta. Saremo tutti bocciati. Quindi mi mandano a vabbè, tutte le registrazioni, ce le ma tu sei a posto, Giulio, perché tu stai propagando. Vabbè. Scusa. Lascialo decidere. Questo quindi è il quarto motivo per cui bisogna ascoltare il Signore Gesù. Poi c'è un quinto motivo. Abbiamo detto ascoltare Gesù per poter arrivare con lui a Gerusalemme, perché a Gerusalemme poi c'è, troviamo il nuovo Tempio, il perdono, la misericordia e così via. Però a Gerusalemme troviamo pure la croce, e la croce non è per niente una cosa bella, dove a prima chicca, insomma. La croce, Gesù dice, chi non prende la sua croce, guardate, non significa accettare il dolore, accettarlo cristianamente, sì, ma prendere la croce fondamentalmente significa portare a compimento la missione che Dio ti ha affidato, portarla a compimento nel lavoro, nella famiglia, ma anche nella fede, eccetera, eccetera. Quindi la croce è una cosa difficile, tant'è vero che la croce nel cristianesimo primitivo è praticamente chiamata scandalo. In greco la parola scandalon significa ostacolo, cioè la croce ostacolo alla fede. I cristiani nei primi secoli, fino a Costantino, erano, anche quando non erano i cristiani non erano solo perseguitati, ma erano proprio sbeffeggiati, dileggiati. Perché? Perché dice praticamente che questi niente di meno adorano come loro Dio uno che è venuto in coppa alla croce, perché era sulla croce che ci veniva, ma non, ma no. Si finivano i malfattori, ma chi proprio male, insomma. Gli schiavi. Bravo. Ma soprattutto ci finivano gli schiavi. C'è, per esempio, un cittadino romano che combinava, lo uccidevano, ma non con la croce, perché la croce era un supplizio ad un tremendo. Scusa, a proposito della croce, nell'ultimo sinodo che abbiamo fatto qui, Don Antonio di Luccia disse che la croce era anche il simbolo dell'impero romano, è vero? Io sono rimasto un po' convegno dell'altro giorno, per cui era anche un simbolo di potenza, un simbolo di forza. La croce ha avuto vari, anzitutto è un simbolo non romano ma orientale, viene da oriente, la svastica. La croce uncinata è un simbolo di universalità.
e quindi poi i Chicuman, insomma. Costantino stavolta ha visto un segno, per cui magari ci ha dovuto un calcolo politico, sì, che ha guardato la Chiesa, insomma. La realtà è questa. Furbacchione. Praticamente, nell'Ottocento, a Roma, sul Colle Palatino, sono state scoperte delle rovine dell'antica Roma, risalente al primo secolo dopo Cristo. Su queste rovine a un certo punto c'è una parte, un muro con dell'intonaco, e su questo intonaco c'è stato disegnato una croce e sopra c'è sta un uomo crocifisso con la capa in ciuccio, con la testa d'asino. Con la testa? D'asino. E sotto c'è scritto: Alessandro adora il suo Dio. Ecco qui, questo è la testa d'asino. Vedete? Dopo che vuole, vieni qui la tua domanda. Bene. Perché quest'uomo scrive, questo tipo scrive questa cosa? Ce lo dice Tertulliano, che vive nello stesso periodo. Tertulliano scrive che nel suo libro apologetico, capitolo 16, scrive che i pagani sbeffeggiavano i cristiani perché li accusavano di onolatria. Onos in greco significa asino, latria significa adorazione, quindi li accusavano di adorare un asino. E allora se Tertulliano dice questa cosa e troviamo un grafito come questo, significa che veramente i cristiani, essere cristiani, a parlare di croce, significava avere un coraggio. Perché poi l'asino? Com'è? Perché l'asino? E perché pure oggi un asino che significa? No, perché proprio in questo senso? Perché praticamente erano credini, si è fatto mettere in croce senza aver fatto niente, insomma a un certo punto, perciò hanno ciuccio, insomma. Cioè, come per dire. Però anche mansueto. Quando noi per esempio parliamo di una donna non molto intelligente, come agli amma. Lasciamo stare. Una papera. No, l'oca giudiva è come. E che no, come dicevano loro, l'asino giudivo, insomma. Qualcosa di non dice, non trova niente di peccato. Poi c'è un'altra cosa da notare. Ma poi. La croce com'è? Ma poi. È latina. I cristiani non erano più voluti dai romani, per tanti motivi. Vabbè, lo so, però noi non stiamo parlando di questo motivo qui. Volevo chiedervi, notate la croce come è fatta? La croce latina. È una croce latina, cioè una croce formata, vedi, è formata da un palo verticale e un palo orizzontale. Per buona e siamo nel 150-160 d.C. I signori testimoni ci dicono che Gesù è stato appeso a un palo, che la croce è un simbolo satanico. Loro, il vero testimone di Geova, in una chiesa cristiana, non importa cattolico, ortodosso, protestante, non ci mette piede, perché dice sono pieni di croci e le croci sono un simbolo satanico che è entrato nella chiesa all'epoca di Costantino. E allora questo come si spiega? Perché Costantino è vissuto almeno un secolo e mezzo dopo, insomma. Come si spiega dopo questo graffito? Se dopo secoli prima di Costantino, volendo sfottere i cristiani, rappresentavano la croce in questo modo qui, insomma. Ma non è proprio caso, per esempio, vedete quest'altra immagine? Questa è stata trovata praticamente nella stanzetta di uno schiavo a Ercolano. Ecco, l'anno è stato distrutto nel 79 dopo Cristo. Quindi questa croce non può essere assolutamente posteriore al 79. Era la stanzetta di uno schiavo, povera, umile. C'era questo riquadro, ci sono le tracce di una copertura, quindi sicuramente era nascosta.
per non farla, o una porticina, una tendina, o per non farla vedere. E questo schiavo doveva essere un cristiano. E a un certo punto, come è fatta sta croce? È un palo? Sì. È un palo? No. Comunque siamo, questi ritorni c'erano... Vedete? Però comunque c'è sempre stato un forte simbolismo. Perché ci fanno sempre... Perché? Ma ci vuole in spirito? Perché abbiamo sempre bisogno di qualcosa per inginocchiarci? Non mi basta. Qui, praticamente. È impressionante anche l'epoca di questa croce, perché siamo quasi a ridosso della morte di Gesù Cristo. Sì, quindi i cristiani, tanto è vero che San Paolo, tu so, giri libretto e scrive la croce e le croci, vedi? Il tuo libretto, la croce e le croci. E le croci, sì, questo è di Nicola Dolfino, un gesuita. Tanto è vero che Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, sempre a proposito di questo fatto della croce come scandalo, lui Paolo è andato a Corinto dove aveva fondato una comunità cristiana. Solo questa comunità viveva proprio il cristianesimo, spesso come lo viviamo noi. Io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Pietro, si appiccicavano fra di loro, si erano create queste tendenze settarie, queste divisioni settarie, perché non guardavano al messaggio che queste persone portavano. Beh, per esempio Apollo era un retore che parlava in modo splendido, la gente rimaneva affascinata, diceva no, io voglio seguire Apollo. E gli altri, no, ma Paolo è Pietro che ha avuto il primato, quindi io devo seguire Pietro, e si dividevano fra di loro. E Paolo a un certo punto, siamo al capitolo 2 della prima lettera ai Corinzi, dice: anch'io, fratelli, quando venne tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il ministero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritengo infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e nella trepidazione. Debolezza traduce la parola astenia, da cui poi l'italiana astemia, cioè quando è primavera ci sono mandato una traccia, però praticamente, quindi astemia significa mancanza di forze. E Paolo, guardate, è l'unico che aveva studiato nelle scuole del Tempio, quelle alte, aveva avuto insegnanti come Gamaliele, però dice: io tutto questo lo considero una spazzatura, per me l'unica cosa che vale è la croce di Gesù. Mi dileggiate, mi volete praticamente calpestare, a me non importa niente, l'unica cosa che mi importa è Gesù Cristo. Prendiamo esempio da Paolo, quando diciamo no, io non sono capace, io non ho abilità, cosa, tutti possiamo annunciare Gesù Cristo con i mezzi che Dio ci ha dato, perché nessuno è chiamato. Certo, se uno ha la vocazione a fare l'esegesi, è chiaro che ha da sapere un greco, deve conoscere un pochino le scritture, cioè. Però annunciare Gesù Cristo è una cosa che tutti devono fare, ok? E vabbè, e così abbiamo concluso la prima parte, cioè la contestualizzazione. Quindi ora noi dovremmo cominciare a parlare dell'esegesi. Esegesi significa, dal verbo exago, trarre fuori, leggere e spiegarlo poi parola per parola. Però prima di fare questo io voglio fare un'altra considerazione, cioè noi siamo partiti la volta scorsa dicendo parleremo della trasfigurazione partendo dal Vangelo di Luca, perché in questi anni noi stiamo studiando il Vangelo di Luca. E dobbiamo dire che Luca oggi, tutti gli studi, gli esegeti di Sacra Scrittura, sia di matrice cattolica che di matrice protestante, sono d'accordo nell'affermare che Luca scrive questo testo fondandosi su Marco. È la versione di Marco quella importante,
Marco, tu hai il primo Vangelo, che è stato scritto intorno al 54-55 dopo Cristo, quando erano vivi ancora Pietro, erano vivi Paolo, erano vivi la Madonna, insomma, quindi erano vivi tutti i testimoni oculari. E Marco dunque scrive il suo Vangelo. Luca poi dunque non è che lo copia, ma si ispira a Marco, non è che conosce Marco di persona, perché quando Luca va a Gerusalemme, Marco già se n'è venuto da tempo in Egitto, aveva fondato quella chiesa che oggi noi chiamiamo i Copti. Li conoscete, i Copti? Praticamente Marco era pure morto probabilmente, però la chiesa di Gerusalemme gli fa conoscere il Vangelo di Marco. Perché vi dico queste cose? Perché noi quando vengono composti i Vangeli, prima dove c'era solo la Sacra Scrittura si intendeva l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento noi abbiamo vari generi letterari, a secondo di che cosa l'autore voleva esprimere, poteva scegliere tra questi generi letterari. Per esempio c'era il genere letterario del Midrash, cioè del racconto simbolico che però parte da un nucleo di verità, c'è il genere letterario delle benedizioni, delle maledizioni, il magarismo, cioè delle beatitudini e così via. Non esisteva però nell'Antico Testamento nessun genere letterario di nessun tipo che fosse un genere il genere del Vangelo. Cioè Vangelo significa buona novella, buona notizia. Quindi un genere letterario per esprimere una buona notizia non esisteva. Solo come si chiama Isaia, vagamente ha un'ispirazione, io perciò dico che Isaia è il quinto evangelista, dice a un certo punto come sono belli i piedi della sentinella che annuncia la pace, che corre verso il re Gerusalemme per annunziare la liberazione e così via. Ecco, parla di un annunzio liberatorio, ma fondamentalmente nella scrittura ebraica, l'Antico Testamento, non esiste il genere. Che ha inventato il genere evangelico? Noi teniamo quattro Vangeli, ma a chi è che ci è venuto in capo di riferire, di parlare di Gesù nei termini di organizzarlo, cioè Gesù è venuto in questo modo, è cresciuto in questo modo, ha detto tutto questo, è andato qua, è andato... A chi è che ci è venuto in capo? Insomma, la Chiesa non dice che in base ai canoni sono stati definiti come attendibili. Sì, dunque la Chiesa dice dunque questo, però io sto dicendo nei primi anni siamo intorno al 50 dunque dopo Cristo, cioè a una manciata di anni dopo che Gesù è risorto, quando degli scrittori volevano scrivere qualcosa, scrivevano delle lettere, scrivevano delle esortazioni. Il più antico scrittore cristiano chi è? Paolo. È Paolo. Le lettere di Paolo sono più antiche dei Vangeli, insomma. A Paolo non c'è mai venuto un capo di scrivere un nuovo Vangelo. A Pietro ci ha lasciato tre lettere, ma non c'è mai venuto un capo di scrivere un nuovo Vangelo. Quindi il primo che gli è venuto in testa di scrivere un Vangelo è stato Marco. Quindi Marco è importantissimo. E allora quando faremo l'esegesi, chi è Marco? Il discepolo di Pietro. È diventato discepolo di Pietro, ma prima non era ma io anche quelle che... Dunque c'è nel Vangelo di Marco se riuscissi a trovarlo c'è un episodio. Siamo nel capitolo 14 di Marco e dove siamo nell'orto di... A un certo punto arrivano gli Uperetai, per arrestare. Uperetes è il guardiano del tempio. Gli Uperetai è il plurale, quindi i guardiani del tempio, per arrestarlo. E Marco scrive così: lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Chi è sto ragazzo?
Giovanni. Marco, però io provo... Ma perché Marco? Io non ho capito. Marco, perché tutti gli... Anzitutto, ragazzo in greco è neanisco, che significa ragazzino. Girolamo nella Vulgata traduce adolescence. Quindi questo poteva essere un ingegnere, un giovane, non di più, insomma. Sto ragazzino, tutti gli esegeti dell'antico cristianesimo, i padri della Chiesa, gli esegeti della Riforma protestante, tendono a individuare in questo ragazzino Marco. Perché Marco è sicuramente uno che ha conosciuto Gesù Cristo prima di diventare discepolo di Paolo. Però era giovanissimo, perché poi, quando Pietro scrive le sue lettere, siamo nel 54, Pietro scrive così, sta, Pietro sta a Roma e scrive una lettera, non di sfondo suo, è una lettera... pensata da Pietro, ma scritta poi da un redattore, probabilmente quel presbitero di Giovanni di cui parla Papia, e da un certo punto chiude la lettera dicendo così: vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, mio figlio. Anzitutto, questa comunità cristiana che vive in Babilonia, dove sta Babilonia? Dove? Mesopotamia. Ecco, quella era stata già distrutta da circa 400 anni, quindi è chiaro che non si poteva, la comunità cristiana non poteva vivere a Babilonia storica, quindi è una Babilonia simbolica, cioè Roma. Ma Roma? È Roma Babilonia, anche nell'Apocalisse, Roma, centro del paganesimo, dove viene chiamata Babilonia, quindi la comunità cristiana che vive a Roma è guidata con buona pace di tanti protestanti che non so, da Pietro. E Pietro, parlando di Marco, lo definisce Iuiosmu, non dice Tecnonmu, perché Tecnon significa figlio in senso generale, figlio anche in senso spirituale, in senso adottivo e così via. Invece Iuios in greco è proprio figlio biologico, ma non che Marco sia figlio di Pietro. Ma Marco doveva essere così giovane che Pietro so cresce a un certo punto. Dunque, da molti scritti, Papia e scrittori cristiani, dalla lettera ai Colossesi di Paolo, dagli Atti degli Apostoli di Luca, eccetera, ci sono moltissime notizie su Marco. Allora, Marco era un ebreo, quindi non era un pagano convertito a Cristo, era un ebreo. Ma Marco non è un nome romano. Ah? Marco non è un nome romano. Sì, gli ebrei, oltre il 50% dei nomi ebraici sono greci o latini. Ah, quindi... È normale. E, infatti il suo vero nome è Yohanan, Giovanni, però tutti lo conoscono come Marco. Come oggi, no, dove praticamente dove esiste l'italiano, però i ragazzini si parlano tutto all'inglese, dice in inglese, insomma. Vabbè. Questo quindi praticamente è un ebreo di una famiglia ricchissima. La madre, che si chiama Maria, ha un appartamento al centro di Gerusalemme a due piani, con ampi saloni, e di conseguenza chi se potevano permettere solo gente sfrunata di soldi, insomma. Poi aveva un anepsius, che significa cugino, che si chiamava Barabba. Chi è Barabba? È Barabba, quello che è quello lì che ha convertito San Paolo, c'era Barnaba. Barnaba, non Barabba. Vabbè, mi sono sbagliato. Chiedo scusa, non è Barnaba. Barnaba era il cugino di Marco. Però siamo attenti. E siccome Barnaba è quello lì che ha catechizzato due Paolo, ecco dunque che Marco è diventato un discepolo di loro due. E quando chi se ne va a girare per tutto il Mediterraneo, Marco li segue. E allora si associa anche una quarta persona. Eccolo. Lazzaro. Quello che è stato rianimato da... E quindi è lì che Marco si forma. Dopo tutto questo,
praticamente egli si mette, arriva a Roma c'è sta Pietro, e allora diventa discepolo di Pietro e diventa lo scriba di Pietro. E allora tutto l'annuncio di Pietro viene raccolto da Marco, ma Pietro non parla con lo stile del Vangelo. Pietro non ha mai scritto un Vangelo, non Marco concepisce. Chi è che concepisce il Vangelo? È Marco. C'è un Vangelo di Pietro, però. È un apocrifo che non è stato. I Vangeli apocrifi, guardate, non è che dicono. Spesso dicono menzogne, cose, favole, eccetera, però possono dire anche delle verità. Ma sono dei Vangeli scritti da singole persone che non sono vissute nella comunità. Invece i Vangeli canonici sono solo quelli che sono stati scritti nella Chiesa, perciò sono detti canonici. E vabbè, quindi abbiamo conosciuto questo Marco, che poi ne parleremo meglio quando faremo le esegesi. E che altro ci state a vedere? Ho perso un po' il filo, vedete che significa? A te si sta andando. A me come? L'età, l'età. No, è l'età. Sì, è l'età. Ma sei umano anche Luigi. Allora, siamo arrivati a sto punto, quindi l'ho spiegato pure il fatto di Marco e compagnia. Quindi noi abbiamo un Vangelo che sicuramente è stato scritto nell'ambito di testimoni oculari, ed è quello di Marco. Abbiamo due Vangeli, quello di Luca, che si ispirano, conoscono questo Vangelo di Marco, e poi, in epoche diverse, in luoghi diversi, scrivono i loro Vangeli. Sono Luca e Matteo. Arrivato a questo punto, io vi chiedo, ma se sta trasfigurazione si è verificata davanti, mi posso rubare 3-4 minuti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Scusate, ma perché ne parlano come Matteo, Luca e Marco a un certo punto? E quelli che invece erano personalmente presenti non ne parlano? Ne parla in modo diverso. Giovanni non ne parla. Ne parla in un altro modo. Vabbè, allora, bravissimo. No, ne parlano. Chi ha detto lui? Ne parlano, ma chiaramente in modo diverso. Allora, uno è Pietro, ne parla e che dice? Vabbè, io mi sono buttato a grandi linee, diciamo, poi nello specifico sei tu che devi fare la lezione. Allora, praticamente, Pietro, nella seconda lettera, al capitolo primo, dice così. Siccome, come vi dicevo prima, lui si trova a Roma e oregnano i Sberletti e compagnia bella, perché dicono: ma che fai dicendo, che fai raccontando, tu hai la resurrezione, uno che morto tuo padre non ci sarebbe Dio, dove hai risolto, mi sono ricordato, però lo chiamano uno spermologo. Che significa spermologo? Sparatore di cazzate, vabbè. Quindi, allora a un certo punto Pietro si difende così e dice: e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui una voce dalla maestà, gloria maestosa. Gloria maestosa è una frase per dire Dio, insomma. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Monte Santo. Scusate, che sta parlando di? La trasfigurazione. Stanno sul monte, hanno sentito una voce, non è lui solo, ma noi stavamo, erano più di una persona. C'è stato Gesù Cristo. Questa voce dice: ascoltando le compagnie belle, tutti i contenuti della trasfigurazione vengono detti da Pietro, che però parla in uno scritto che è un'esortazione, non è manca una lettera,
e l'esortazione. Vedete la differenza che c'è tra lo stile del Vangelo? Si dicono le stesse cose, ma in due modi diversi. E allora a Luca, Matteo, Marco si aggiunge anche Pietro. Resta Giovanni. Giovanni ne parlano della trasfigurazione. Non lo so. Non mi parlo. Questo ne deve parlare per forza, però non mi viene. Deve parlare per forza, c'ha ragione. Giovanni testimone non ne dovrebbe parlare per un motivo semplicissimo, perché mentre i Vangeli sinottici sono degli scritti cheritmatici, cioè degli scritti tutti fondati sull'annuncio della passione, morte e resurrezione di Gesù, il Vangelo di Giovanni è uno scritto apologetico, è molto più tardivo, la teologia si è sviluppata, è un testo apologetico, cioè parla di Gesù che ha detto, di che significano le cose che, hanno detto, che ha detto e così via. Ecco, nel Vangelo di Giovanni Gesù è presentato nella sua natura divina fin dal primo momento. Infatti il Vangelo di Giovanni inizia dopo uno con le nozze di Cana. Egli manifestò la sua gloria. Chi manifesta la gloria è solo ed esclusivamente Dio. Allora Giovanni, quando dice Gesù manifestò la sua gloria, significa Gesù manifestò la sua natura divina. E poi c'è l'episodio della purificazione del Tempio. Il Tempio viene purificato da Gesù, che dice che chi è casa sua, perché lui l'erede, ma l'erede in una cosa, l'erede da chi la riceve? Dal Padre. E allora se il Tempio è la casa di Dio e Gesù dice che è cosa sua, Gesù chi è? Il Dio. Dice di essere il figlio di Dio. Se che so che è venuta alla fine della vita di Gesù. I sinottici lo riportano alla fine. Ma poiché Giovanni deve dimostrare che Gesù è Dio fin dall'inizio, questo episodio lo mette all'inizio del suo Vangelo. Capite il motivo teologico per cui fa questo spostamento? Allora, se Giovanni deve parlare di Gesù come il Messia di natura divina, tutto quello che riguarda l'umanità di Gesù, la sua capacità di soffrire, di dispiacersi, di avere delle difficoltà, Giovanni lo elimina. Giovanni infatti non parla di Getsemani. Però c'è la morte di Lazzaro, che invece è un'eccezione nel racconto di Giovanni. Si commuove, Giovanni non nega l'umanità, ma tende a eliminare tutto questo. Di conseguenza Giovanni parla di Gesù già di sotto, no? Sì. Già quando infatti il crocifisso dumo di Giovanni è già uno che dona lo Spirito Santo, stiamo già a Pentecoste, quando dice uscì acqua e sangue, quella è la Pentecoste scritta in termini giovannei. Sentito, non mi interrompete, vi voglio bene, lo so che avete, però io già faccio chiuso. Io però vado a me, interrompete, sentire una riflessione, non è una cattiveria, non devo E io che devo fare? Insomma, io voglio finire stasera, se la capito? Allora, praticamente. Della Pentecoste la Pentecoste e quindi ecco Giovanni pratica, il crocifisso di Giovanni è già uno che praticamente è vivo, e Gesù che sta su quella croce non è morto, insomma, e di conseguenza Giovanni non dovrebbe proprio parlare dell'esperienza del Getsemani, perché nel Getsemani che troviamo un Gesù che non dico che si sta cagando sotto la paura, però stiamo quasi da là, suda sangue, dice padre allontana da me questo calice, ecco, e tutto questo non si addice a un Dio, insomma. E quindi Giovanni che fa? Lo elimina. Poiché la trasfigurazione è una icona del Getsemani, della croce, del Golgota, ecco, è chiaro che Giovanni non ne parla.
Ma non ne parla proprio proprio proprio? No, qualcosa di e si ne parla praticamente. Gio, non ho battezzato Giovanni, Gesù, che mentre lo battezza ci sente una voce che dice scusa, non mi cazziare. Dunque, praticamente quella è la prima teofania che, con la quale inizia il ministero pubblico di Gesù, poi c'è la seconda con la quale inizia la sua andata a Gerusalemme. Boh, nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, quando si parla dell'ultima cena, alla fine poi troviamo scritto: chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Gesù dove sta? Risorto. Alla destra del Padre. Sta in Dio, sta nel seno di Dio. E allora dice: chi mi vuole seguire, mi segua, e verrà pure lui nel seno di Dio. Capite che cos'è il paradiso, insomma. Se uno mi vuole, se mi segue, e allora, se uno mi serve me, il Padre mio lo onorerà. Adesso però l'anima mia è turbata. Che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne a loro una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò, ho detto ancora. Secondo voi che cos'è questo? Trasfigurazione messa. Venne una voce dal cielo che parla di Gesù come suo figlio. Sto Dio dice, io lo glorificherò, cioè praticamente è la resurrezione. Cioè, in termini molto sintetici, che ho spiegato perché, in termini molto diversi dai sinottici, ma Giovanni dice la stessissima cosa. Quelle due teofanie ci sono state, come dicevamo prima, quella lì nel Giordano e quella lì che si è avuta sul Tabor. Mo questa qui di cui parla Giovanni, cioè si sente una voce dal cielo, Gesù è turbato, dice che devo dire al Padre, che passa, ma si è saputo proprio perché, insomma, secondo voi è la prima o è la seconda? Forse la seconda. La seconda. È la seconda. È la seconda teofania. Perché nella prima teofania si sente una voce dal cielo, ma la sente solo Gesù Cristo. Non la sente nessun altro, anche perché allora Gesù, discepoli, non ne aveva ancora. Poi esce dal Giordano e comincia a chiamare Andrea e man mano tutti gli altri. Qui invece i discepoli ci sono, quindi non può essere altro che la seconda. Per la legge, se nel zuppo è ben bagnato, deve essere per forza la seconda, la teofania. È tutto chiaro? Vabbè. Ma voi.